this. Don't get better than this. Roleplay con De Zerbi al Napoli. Perché questo? Perché nei roleplay dell'anno scorso avevo messo Allegri al Napoli ed era stato anche un po' provocatorio come abbinamento. Questa volta invece voglio trattare meglio la squadra partenopea, anche alla luce della sconfitta rimediata in Champions con il Milan. Voglio comunque dare la possibilità di fare una carriera utilizzando il Napoli e vedendo un bel gioco, belle trattative e insomma cercare di ottenere anche poi dei grandi risultati, per cui ho lasciato la chicca, il gioiellino di quest'anno per quanto concerne gli allenatori, cioè De Zerbi, l'ho lasciato per una roleplay con il Napoli. Importiamo le tattiche che ci sono su FIFA per il Brighton di De Zerbi. De Zerbi vedo che spesso gioca con il 4-2-3-1, sono andato un po' a studiarmi il suo gioco. Lui sicuramente gioco molto improntato alla costruzione dal basso, al possesso palla, al andare in tanti in area di rigore. Lui parte sempre con i quattro difensori e i due CDC che scendono un pochino anche ad aiutare nella fase di costruzione del gioco, e quindi si forma in realtà quasi un modulo più così, con i terzini alti più o meno al livello dei CDC e i due difensori bassi quasi a livello del portiere a impostare. Dopodiché la rottura si crea nella parte offensiva, perché avendo i quattro difensori e i due centrocampisti più portiere abbiamo sette giocatori che partono bassi. In realtà poi le ali, ma soprattutto il trequartista, intervengono come giocatori che la spondano indietro a uno dei due che si è liberato durante la fase di costruzione. Quindi mettiamo caso che Kim la passa a Mario Rui, che la ripassa a Rachmani, che la passa a Lobotka, che la passa a Kim. A un certo punto Kim la lancia a Zielinski e Zielinski la scarica su Zambo, che si trova libero perché ovviamente lì dietro sono in superiorità numerica, no? E quindi poi il giocatore che si libera è pronto a guardare in avanti e a vedere l'attaccante, le due ali e anche il trequartista che gliel'aveva appena scaricata, che possono buttarsi negli spazi che si sono creati dietro i centrocampisti avversari. E quindi questo più o meno è la tattica di De Zerbi. Vediamo se è anche un po' confermata qua dalle tattiche, quindi pressi una volta persa palla, profondità che a questo punto in realtà in difesa è anche un pochino più bassa, ma vabbè. No, però non è vero, in difesa perché stanno attaccando gli avversari, allora no, è giusto, rimangono abbastanza alti. La costruzione dell'attacco, della manovra è normale? Sì, abbastanza. Facciamo equilibrato e la creazione delle occasioni è con inserimenti offensivi, senza dubbio. Però per il resto teniamo così, c'è un motivo se FIFA li ha messi così, non andiamo a scombussolare troppo. La formazione già un pochino si presta a quello che è il gioco di De Zerbi, però vorrei dare ovviamente un pochino più di attenzione a Raspadier, che arriva dal Sassuolo, dove comunque ha mosso i suoi primi passi grazie a De Zerbi, e sicuramente potrà tornare molto utile nel 4-2-3-1 di De Zerbi, magari giocando sia come punta che come COC. Questo lo vediamo in un secondo momento. Magari per il realismo potremmo pensare di vendere Osimhen e di creare una squadra un pochino più di giocatori di mobilità invece che il grande bomber che te la risolve. Però diciamo che io partirei magari vendendo Lozano, perché vorrei liberare spazio per altri esterni secondo me più interessanti, che possiamo prendere anche ispirandoci alle squadre dove ha allenato, soprattutto Sassuolo e Shakhtar. Poi secondo me Kvara può essere il nostro mitomane. Mi piace Elmas. Zielinski, a questo punto non so bene se metterlo come COC, bisognerà capire. Lobotka, Zambo, va bene. Demme, Ndombele prestato, però non mi fa impazzire. Allora Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Ostiga, Rachmani, Luperto, Oliveira, Mario Rui. Io farei così, ragazzi, andrei proprio della serie Go Big or Go Home. Considerando questo cambio di modulo, possiamo anche pensare qua di avere Raspadori. Certo, togliere un 83 per un 79 ovviamente fa un po' dispiacere, però dobbiamo anche ragionare in un'ottica di calcio di De Zerbi, cioè paradossalmente potrebbe funzionare pure così. Però iniziamo a mettere dentro il mitomane se ci arriva un'offerta per Kvara, però io lo terrei pure con Kvara, perché alla fine lui mitoma non è che se l'è andata a comprare, se l'è trovato lì. Berardi assolutamente, visto che è diventato quello che è diventato grazie a De Zerbi. Marcos Antonio gli piace molto, l'ha utilizzato allo Shakhtar, adesso è alla Lazio. Poi Boga, è vero, piace moltissimo, e tra l'altro Boga sì, potrebbe anche fare vice Kvara, quindi nel caso noi lo buttiamo dentro. Bello Højlund in un'ottica di squadra
squadra alla De Zerbi, magari per il post Osimhen. Jonathan David è perfetto per questo ruolo qua, con De Zerbi fiorirebbe proprio bene. Un altro giocatore che ha fatto bene con lui e che secondo me può andare molto bene è Neres, può fare sia l'esterno che il COC, secondo me gli potrebbe piacere tanto. Poi ho pensato a dei difensori che impostano molto dalla difesa e allora mi è venuto in mente l'Aston Villa con Emery, dove i difensori crescono veramente tanto, migliorano tanto, e ho pensato a Diego Carlos, che potrebbe essere un bel colpo da affiancare a Kim, o anche Schurs, potrebbe sicuramente andare bene. Poi terzini, Grimaldo in scadenza, io metterei anche Guerreiro, che è un must da avere, Rafael Guerreiro, sempre molto molto utile, anche lui in scadenza. Allora, Osimhen lo mettiamo sul mercato, ma solo per avviare un po' il roleplay, e poi perché è un giocatore che, ipotizzandolo in un post Spalletti, potrebbe anche nel frattempo andare via, no? E trovare posto altrove. Faccio fatica a capire cosa fare con Zielinski, se no possiamo andare via anche lui. Offerta per Juan Jesus da parte del Porto. E noi lo vendiamo. Per Schurs quant'è? 76. Io ho paura un po' della simulata su questi giocatori con basso overall. Zielinski a Paris Saint-Germain. Allora, iniziamo a fare questa cessione, perché così sblocchiamo un po' di slot su cui possiamo fare un lavoro un po' diverso con De Zerbi. Boga, che piace tantissimo, è un 77. Kvara avrebbe un vice in questo momento, perché allora a me piacerebbe molto prendere Mitomane, però bisogna essere sinceri. Con Kvara si potrebbe anche tenere Kvara. In questo momento il suo vice sarebbe solo Zerbin, quindi io andrei a prendergli Boga come vice. Ma allora, secondo me il primo che va preso anche per il meme è Berardi, secondo me, senza dubbio. Berardi lo prendo. Vale questi soldi Berardi? Penso sia impossibile da raggiungere questa cifra richiesta. Tempo. Accettata. Tratto. Berardi lo prendo, ragazzi, perché come c'è Berardi capiamo subito che è un roleplay di De Zerbi. Primo acquisto del nostro De Zerbi a Napoli è Domenico Berardi, che si alternerà con Politano e quindi fuori Lozano. Qualcuno che stiamo osservando, ma non abbiamo ancora notizie. Vedete che abbiamo anche una difficoltà nella gestione dei soldi, perché comunque per prendere Berriara, ma attenzione qua, il Victor Osimhen andrebbe all'Aston Villa. Intanto Victor Osimhen meno di 100 milioni non se ne parla. Partiamo da 110. Ok, no. Arriveranno altre offerte, avanza. Offerta per Rahmani dal Marsiglia. Accetto. E qua il Bayern Monaco fa una cosa in realtà molto carina. Ci propone Lucas Hernandez, fratello di Teo, che però va bene come terzino sinistro, secondo me anche. Potrebbe essere il nostro terzino sinistro. Solo che non so se ha senso, che con quei soldi non arriverebbe comunque al valore. Facciamo una cosa, tratta, tolgo Lucas Hernandez e gli chiedo... Vediamo se a 100 lo prendono. 100 milioni. City su Lozano. Stiamo facendo un sacco di soldi da secessioni. Da questa qua di Lozano, tra l'altro, proprio siamo a posto perché abbiamo già preso pure Berardi. Tra l'altro Lozano al City, bel colpo, bravo Pep. Mi stai piacendo qua Pep, bravo. Osimhen al Bayern Monaco, 100 milioni. Ok, questa è una cessione impegnativa. Molto impegnativa, siamo pieni di soldi, dobbiamo gestirli bene. Portiere, effettivamente ci serve qualcuno, teniamo Meret, cosa facciamo? Difensore, ce ne servono due. Mi piaceva Edmond Tapsoba, però bisogna capire se sono bravi coi piedi questi. Tagliafico, pallino di Giuntoli. Queste sono indicazioni molto importanti per me. Incapié, potremmo anche metterlo come terzino, lui lo farebbe. Prendiamo Incapié terzino? Allora, vediamo prima quanto è Tappio, perché col fatto che batte i rigori e le punizioni ho capito che Tapsoba è un bel colpo. Non ci credo, ragazzi, il Brighton offre Gross per Mario Rui. Non posso non prenderlo, ragazzi, però sembra fatto apposta. Uno di quelli che è cresciuto di più con De Zerbi, cioè sembra un realismo incrociato malefico anche. Cioè, no, se fosse uno che dico lo metto titolare, però oggettivamente adesso è al Napoli De Zerbi, non è al Brighton, quindi nel roleplay con Napoli oserebbe un po' di più. Schurs come vice, tanto dobbiamo prendere due. No, come vice piuttosto prendo Antonio Silva come vice. 18enne, giovane, che fa l'exploit. Andiamo su Tapsoba. Vediamo quanto ce lo darebbero. Se io per esempio offro 29 milioni, noi abbiamo 200, loro chiedono Elmas. No, andiamo su 30 milioni per Tapsoba, il difensore dai piedi raffinati. Ma io posso arrivare a 35, ma non sicuramente così in alto. Tempo.
accettata. Allora andiamo su Tapsoba, tratta. Cioè la coppia difesa Corea del Sud Burkina Faso è da studiare, esatto. Abbiamo una coppia di difesa che è folle. Come riusciranno a interagire con la lingua del football? Allora, altro difensore che possiamo prendere. Io a questo punto, come vice, che comunque è forte, andiamo su Silva. Loro vogliono Mario Rui, tutti su Mario Rui. Ok, e così risolviamo la difesa, che eravamo un po' a corto di nomi. Lui fa il vice insieme a Østergaard, mi sembra ottimo. Chiede importante, bravo Antonio Silva, si impone, il diciottenne. Se sapete che forse un Jorginho io lo riporterei, anche perché palesemente se n'è andato dal Chelsea perché non ha trovato spazio, è andato all'Arsenal. Però secondo me non è un giocatore da rimanere tanto all'Arsenal. All'Arsenal è andato perché mancava Partey, se no nemmeno l'avrebbero preso. Quindi stai cominciando un po' a girare da squadra a squadra. Serve di nuovo che ritrovi una squadra che creda in lui. Però ragazzi, prima serve l'attaccante. Proviamo a vedere intanto se con questi due nuovi innesti riusciamo a fare qualcosa. 1-0, gol di Raspadori. Perfetto, ma vorremmo più gol. Io faccio così ragazzi, mi sa che vado a prendere Boga come vice Kvara, perché prendere Mitomane per tenerlo in panchina non è realistico. Boga adorato da De Zerbi, lo possiamo prendere come vice. Vediamo. Ok, ho capito che costa 92 milioni, non pensavo, invece costa 92 milioni. Allora, Broia quanto sarebbe? 75. Scamacca 79. Vediamo Gonzalo Ramos quant'è? 79. Potrebbe essere bello, un altro giocatore che gioca molto negli spazi. Secondo me Jonathan David con Raspadori è veramente il duo alla De Zerbi. Però, tipo, per esempio, Caputo. Quant'è alto Caputo? Che ha fatto il record di gol quando era allenato da... È 1,81, non serve giocatore per forza alto, serve giocatore che si infili bene negli spazi. Migliore sarebbe tatticamente Ollie Watkins. Dobbiamo tenere secondo me l'asse con il Lille, no? Cioè abbiamo preso Osimhen e loro hanno preso David, adesso andiamo a prendere David. Secondo me questa è la chiave. Ok, andiamo su 40 milioni, mi sembra pochissimo per Jonathan David. Allora, Jonathan David o Jonathan David? Secondo me Jonathan David, Raspadori, Berardi, Kvara. Lobotka, Zambo, mi sa ancora troppo di spallettiana memoria. Forse Lobotka si potrebbe anche alternare con qualcuno. E Mario Rui ci potrebbe stare. Kim, Tapsoba, Di Lorenzo, Meret. L'attacco mi piace tantissimo, però dobbiamo riscattare anche Raspadiaglio. Quanto ce lo fanno riscattare Raspadori? Ah vabbè, perché purtroppo qua è ancora prestato. Allora, gli mettiamo allora cruciale anche a Raspadori, così siamo sicuri che gioca, perché è un po' lì che si gioca, secondo me, la chiave del Napoli di De Zerbi. Jonathan David, Raspadori, che chiede anche il bonus di 5 gol, va bene, accettiamo. Berardi, per dargli quella sensazione di familiarità. Kvara va bene, perché non potevamo vendere Kvara solo per avere Mitomane, quindi ci sta. Tanto simuliamo ragazzi aver preso Jonathan David e la svolta. Perso con lo Spezia, vabbè ragazzi. Ragazzi, De Zerbi, ok? Tanti gol. Secondo me non sappiamo ancora all'esterno. Andiamo su Jorginho, dai, riproviamo a questo punto. Dobbiamo fare. Facciamo, siccome rompo le scatole, potremmo provare uno scambio, no? Facciamo 42? 42 e mezzo. Accettano, accettano. Dai, con Jorginho che torna a Napoli. Però lo stipendio è altissimo, Ok, con 5 gol, perfetto. Allora, abbiamo fatto una bella spesa, però secondo me se volevamo un po' cambiare quel duo Zambo Lobotka, secondo me ci stava, anche perché qua abbiamo già un allenatore che gioca in maniera molto offensiva, spregiudicata, eccetera. Ci voleva secondo me anche giocatore un pochino più di esperienza, poi mi avete pensato con gli italiani. Allora, guardate qua i nostri belli italiani tutti convocati. Qua ci offrono Justin, non ci interessa assolutamente, no. Prima vediamo se con l'Empoli riusciamo ottenere la prima vittoria, perché sono un po' preoccupato. 0-0 ragazzi, crisi totale. Vogliamo fare Deulofeu vice Kvara. Solomon l'ha conosciuto allo Shakhtar in prestito. Maledizione. Se no Boga secondo me è un vice di lusso. Dobbiamo offrire 14. Ma prima ci avevano detto che a 12 sono andati via dal tavolo. Turnover però, Ok, perfetto. Allora, messi così ragazzi, avremmo Jonathan David, Raspadori, Berardi, Kvara, Jorginho e Zambo, Di Lorenzo, Tapsoba, Kim, Mario Rui, Meret.
Elmas adorato da De Zerbi, secondo me. Politano, vice Berardi, va bene. Simeone, secondo me, va bene. È un po' il nostro Welbeck. Lobotka come vice Giorginio, impegnativo, però, ragazzi, è venuto su dal nulla, tornerà nel nulla. Silva, ottimo jolly difensivo, straordinario. Boga adesso abbiamo anche. Elmas no. Lobotka al Liverpool ci può stare. Ho paura che rifiutano se salzo troppo. Ok. Se abbiamo avuto Lobotka per Jorginho è stato un po' particolare, però purtroppo il problema era che per tenere alto l'overall e non avere il centrocampo praticamente identico dovevamo fare qualcosa. Secondo me il ritorno di Jorginho è romantico. E sono d'accordo con voi che mi piace molto Ricci come sostituto a centrocampo. Se io qua vado tipo a 16 milioni, accettano? Vogliono Boga più 4, 15 milioni. E la clausola rivendita, ok, eccolo qua, felicissimo De Zerbi. Gli abbiamo effettivamente fatto un mercato ad hoc. Poi Birindelli come vice di Lorenzo è da pazzi. Classico giocatore giovane che viene a Napoli, fa 6 mesi di panchino, lo vendiamo a 2 spicci. Sì, è vero, può essere. Chiudiamo con Birindelli a Napoli perché comunque può fare tranquillamente il vice di Lorenzo. Abbiamo preferito non toccare i terzini, che secondo me va bene perché secondo me nei terzini c'è un po' di ispirazione presa da parte di Spalletti dal gioco di De Zerbi, perché effettivamente hanno quel modo di muoversi. Io Berezinski per sicurezza termino il prestito, per essere sicuro che non giocherà. Così avremmo Meret portiere, va bene dai, Di Lorenzo, Birindelli, Tabsoba con Silva, Ostegard, Kim, Jorginho con Zambo, Berardi, Raspadori, Kvaratskhelia, Jonathan David. Panchina Boga, Elmas, Politano, Simeone, Ricci, Silva, Oliveira. Mi sembra uno squadrone, ragazzi. E poi l'abbiamo rivoluzionata molto più del previsto. Allora, andiamo a fare una cosa adesso. Ufficio, calendario. Facciamo così, arriviamo alla sfida con la Juve. Vinta. Vinta. Vai, vai, De Zerbi. Vinta. Vinta. Persa 1-0 col Milan, allora niente. Vinta con la Roma, dai, dai ragazzi. Dobbiamo fare però il miglior attacco. Vinta con la Cremonese, Ajax. Ragazzi, persa con la Salernitana. Questa non so se gliela perdonano. Comunque, qua stanno salendo tutti. Secondo me non va male. Non voglio vedere la classifica però. Andiamo su calendario e andiamo fino a maggio. No, dai, però ci stava un big match. Non c'è neanche la Juve, non c'è niente, non c'è l'Inter. C'è lo Spezia, cosa facciamo? Ci sarà qualcosa. Dobbiamo andare con questo spirito, ci sarà qualcosa. Via. Vai, dai. Persa con la Fiorentina. Non bene, alcune uscite di De Zerbi non bene. Vediamo con l'Inter. Persa, immaginavo. Persa con i Rangers. Lecce, vinta 5-1. Ok, questo mi sembra già più credibile. Vinta, Liverpool, persa, ci sta. Pareggio col Monza. 2-0 con l'Hellas. Dai, la Lazio. Pareggio con la Lazio. Difficile questa esperienza di De Zerbi a Napoli, fino ad ora. 3-0 con l'Udinese. Ragazzi, dopo Spalletti è dura, 2-2 col Milan. 1-1 con la Samp. Persa con la Lazio. Cagliari, persa sicuro. Vinta. Verona, vinta. Mi sa che arriva l'esonero. 2-0 col Torino. Dai, vinta con la Roma in Coppa. Dai, di nuovo 2-0 Sassuolo. Udinese. Dai, 4-2 Paris Saint-Germain. Pareggio, Juve. Dai, vinta 3-2. La coppa non me la fa vedere, ma saremo fuori. 2-0, dai, dai, adesso va bene. Questo è un super mese per De Zerbi. 3-2. Vinta col Paris Saint-Germain in Champions. Roma. Persa. Mourinho gliel'ha fatta ancora. Champions, Marsiglia. Vinta. C'è anche la Coppa Italia. Atalanta, pareggio, Marsiglia. Avanti, Coppa, pareggio, Inter, persa, Real, persa 3-2, Monza, pareggio 3-3 con Real. Fermato, ragazzi,
Ho fermato in tempo. Allora, il Napoli De Zerbi esce giocando alla De Zerbi, ma esce in semifinale di Champions 2-3 e 3-3 con il Real. Mentre riesce ad andare avanti in Coppa, ci giochiamo la finale di Coppa Italia con la Lazio, dove però Kvara avrà il rosso. Come siamo messi in campionato? Quinti, ma malissimo in campionato. Vabbè, ce la giochiamo con la Lazio, dai. Adesso vediamo se De Zerbi riesce a portare addirittura la Coppa Italia. Qua sponda per cercare spazio. Giorginio, che è bravo anche sulle palle alte, gliela ridanno. Berardi, bello l'inserimento. No, Elmas. Ok, mi sta piacendo, ragazzi. Vedo una coerenza in questo gioco. Il tiro di Raspadori. E arriva il gol della Lazio, 1-0. Bravissimo, dentro Berardi. Miracolo, dai, non è possibile. Tapsoba, acquistone mostruoso. Bello! 1-1! Bravo Raspadieri! Calcio, bellissimo ragazzi. Peccato non poterlo dire con un quadro di Fugazzotto alle spalle, ma questo è football. Si va a ricostruire. Raspadieri. A giro! Wow ragazzi, traversa. Mario Rui, andrà lui al cross. Sì! No! Riparte Mario Rui. Riparte Mario... Attenzione! È impazzito! Ma cosa ci fai lì da solo? È impazzito! È impazzito! No, ci doveva stare qualcuno in mezzo. Bravissimi, questa è esattamente la costruzione di De Zerbi. Sì. Gol! Il finale di Coppa Italia ai minuti di recupero dopo il 90esimo. Contropiede bellissimo partendo da Ricci, che poi la scambia con Zambo, che taglia benissimo. Arriva un filtrante per Politano, che è lui a decidere la partita con il suo gol vittoria di trivela. E qua si chiude, secondo me, un roleplay con una trivela di Politano, possiamo dire, eh? A livello di emozioni come siamo messi, eh? Mario Rui, chiusura perfetta. Fischio finale. E vinciamo la Coppa Italia con De Zerbi, roleplay vincente. Dopo lo scudetto di Spalletti sono arrivate le coppe di De Zerbi, che fa sognare il Napoli fino in semifinale di Champions ed esce col Real per un gol di differenza, e poi vince la Coppa Italia con una squadra che ha giocato un gran calcio, che non ha avuto paura di subire a volte dei contropiedi o delle azioni della Lazio, che ha fatto una bella partita, ma che poi con i movimenti in profondità e negli spazi di Jonathan Dea, la gestione ottima di Raspadori, sulla sinistra l'alternanza tra Elmas e Boga, che non hanno fatto male, poi l'altra dimostrazione che a me fa sempre piacere dare, e cioè che qualsiasi sostituto di Berardi è meglio di Berardi. No, no, sto scherzando. Comunque, alzala al cielo, capitano. Abbiamo fatto vincere una Coppa Italia a Napoli, che male non fa. E quindi sono contento per gli amici partenopei che questo roleplay sia stato, insomma, comunque un roleplay positivo, tutto sommato. Ora, ragazzi, purtroppo non credo che riusciamo più ad arrivare secondi, o terzi, o quarti. Ufficio, calendario. Arriviamo a fine maggio, vediamo queste ultime partite. Empoli, vinta 4-0. E Spezia persa. Perché ormai era andata. Va bene ragazzi, dai, tutto sommato prima di De Zerbi è andato bene. Serviva una rifondazione, c'è stata. Tanti cambiamenti. Comunque è arrivato quinto, quindi Europa League. Statistiche: Raspadori, 32 reti, 4 assist, quindi capocannoniere della Serie A, 23 gol probabile. Seguito da Jonathan David, 20 reti, 9 assist. Berardi, 17 reti, 4 assist. Petagna le ha fatte al Monza, però comunque ha fatto 17 gol.
gol, 7 assist. Perché? Sì, se fosse chiamato! Poi abbiamo Jorginho, 5 gol, 5 assist. Kvara 4-7, un po' male Kvara, eh? Kvara male, molto bene la coppia d'attacco. Quindi non è il nuovo mitomane Kvara in questo gioco. Zambo 8 assist, molto bene. Kvara ridimensionato da una coppia, ragazzi, che ha fatto 52 gol e 13 assist. Raspadori Jonathan David. Abbiamo capito cosa serve per far girare bene lì davanti una squadra di De Zerbi. Yeah.